La CGIL snocciola tutti i punti che non convincono sul progetto della variante autostradale della società Strada dei Parchi. Dopo l'intervento degli ambientalisti ad aggiungersi alla lista dei contro, ci sono costi del progetto, unità lavorative e anche le ultime dichiarazioni rilasciate dall'attuale amministratore delegato, che annuncia di non provvedere ai lavori di manutenzione senza aver ottenuto il rinnovo di gestione per altri 20 anni. La programmazione degli interventi sul territorio devono rimanere in capo all'amministrazione pubblica e non all'operatore privato. Io da questo punto di vista trovo un po' singolare quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Strada dei Parchi in una intervista questa mattina, che dice: se non viene approvato il progetto e rinnovata la concessione, noi non facciamo gli interventi di messa in sicurezza dell'attuale tracciato, delle gallerie e così via. Lo trovo singolare perché questi interventi sono previsti dal contratto e dalla legge. Si deve ragionare sull'utilità di un'opera, non se l'opera è utile al rinnovo della concessione e all'approvazione di un progetto. Inoltre, mi si conceda una battuta su un altro punto, perché si dice che questo progetto produrrà occupazione per 20.000 occupati. Ho l'impressione che questi numeri, più che per la loro scientificità, sono pubblicati per dire la bontà del progetto, ecco.